di arte visuali e alla bocciofila di San Cristoforo per intervistare Manuel e Manuel, che di recente hanno vinto il campionato italiano di bocce. Come mai ti sei avvicinato a questo sport in particolare? Grazie a Romano e a Gianni. Io grazie a Manuel. A quale età hai cominciato? Io mi sono da 16 anni. Io ho 19 anni. Quanto ti impegna nel vostro quotidiano? Due volte a settimana. A volte a settimana. È uno sport che consiglieresti ad altri ragazzi? Sì. Sì. Quale difficoltà ti possono incontrare in questo tipo di attività? A bocciare. È uno sport che aiuta a far nascere e rafforzare le amicizie? Sì. Sì. A cosa pensi quando sei in pista? A vincere. A vincere. Ci vuoi raccontare il tuo ultimo successo? L'anno scorso abbiamo vinto alle nazionali di bocce FIB FISDIR sia nella coppia che nel singolo oro. L'anno scorso a Rosetta di Abruzzi abbiamo fatto la coppia e dopo Mania ha fatto un singolo di oro. Come ti chiami il tuo allenatore e che rapporto hai con lui? Romolo e Gianni sono. Lui è bravo, sì, è molto bravo. Fate altri sport? Sì, io faccio il nuoto, bocce e facevo anche arco. Io facevo nuoto e bocce e anche ballare anche la pittica. E ho ballato bene con la sensazione e con la musica dell'anima. Siamo qui con Romina Alessiani, presidente dell'associazione AIDPOS. Che cosa si occupa questa associazione? Allora, la nostra associazione si occupa prevalentemente di sport e soprattutto di sport integrato. Alcuni di questi ragazzi, questi bambini che fanno sport in modo integrato nella nostra città, poi hanno la possibilità di fare delle gare, che sono delle gare un pochino più serie, a livello agonistico si chiama, attraverso il Comitato Italiano Paralimpico. Per quello che riguarda i due ragazzi che avete intervistato oggi, Manuel Anniballi e Manuel De Marc, loro fanno parte di un filone del Comitato Italiano Paralimpico che si chiama FISDIR. La FIB ha integrato in modo totale la FISDIR bocce, per cui questi due ragazzi ora sono in grado non solo di gareggiare nel Comitato Italiano Paralimpico, ma anche di fare gare nella FIB. Allora, Manuel e Manuel l'anno scorso in Abruzzo hanno preso l'oro sia nella coppia che nel singolo per quello che riguarda il campionato proprio nazionale. In coppia lo avevano anche acquisito l'anno prima a Roma, mentre Manuel De Marc era arrivato secondo. Quest'anno riproveranno gli stessi meccanismi, le stesse tipologie di gara, sperando che possano riprendere lo stesso titolo. L'associazione AISPOD non ha solo i due Manuel, non si occupa solo dei due Manuel, ma a livello di Comitato Italiano Paralimpico i ragazzi sono 7 che fanno gare, sia nell'atletica, nel nuoto, nelle bocce, e speriamo che possano anche essere più numerosi.
I due sono giovanissimi, anche nel nuoto sono fra i più giovani a livello nazionale, per cui poi tra l'altro l'ISPOD è soltanto la nostra associazione che può inserire nella provincia di Pesaro, oltre che quella di Urbino, che la società di Urbino, a inserire i ragazzi in questo processo, in questo sport agonistico. Per cui noi siamo sempre stati molto fieri dei nostri ragazzi, giovanissimi, già campioni, già vincitori, e per cui ci aspettiamo anche che in futuro di ripetere e riavere altre esperienze molto positive. Sono ragazzi molto volitivi, molto coraggiosi, per cui siamo estremamente fieri di averli fra noi e noi con loro. E noi con loro. Grazie. Siamo qui con Romolo e Gianni, che sono gli allenatori di IPOS. Com'è lavorare con questi ragazzi? È anni che seguiamo questi ragazzi e ci hanno ricompensato degnamente, perché abbiamo vinto i campionati italiani, i campionati regionali, quindi siamo molto soddisfatti. Speriamo che continuino, anzi continueranno sicuramente. Tutto sommato, io all'inizio non credevo che venisse fuori dei campioni.